La settimana più tormentata della stagione azzurra si chiude col match del San Paolo contro il Venezia. Un Napoli messo in mora dai propri giocatori cerca segnali positivi dal campo in attesa del sospirato accordo tra Naldi e Corbelli. I problemi peraltro non si fermano alla gestione societaria. Simoni, costretto a reinventare la difesa per le defezioni di Zamboni e Tosto, rilancia Carrera e Kvitanovic. Il pubblico del San Paolo è al minimo storico, con soli 7.000 paganti. Proprio l'ex centrale di Atalanta e Juventus è il protagonista negativo della prima emozione della partita. È il quarto minuto di gioco e Carrera cerca Manita con un retropassaggio, ma con il portiere già in uscita, un banale alleggerimento di testa si trasforma nel più clamoroso degli autogol. Il Napoli non reagisce, anzi rischia di sbandare definitivamente su questa percussione di Biancolino, ma il sinistro dell'attaccante si perde di poco al lato. È un Venezia migliore, rivediamo l'azione di Biancolino che calcia sul primo palo, ma non trova la porta. Finalmente si vede anche il Napoli. È il destro di Perovic a mettere in allarme Benussi, ma la palla si perde di poco alla destra del portiere ospite. L'opportunità per il pareggio viene offerta dall'arbitro Cassarà, sicuro nell'indicare il dischetto dopo l'intervento scomposto di Orfeo. Zanini vola a terra, il direttore di gara fischia dando il là alla consueta girandola di proteste. Quando finalmente si può battere, sul dischetto si presenta Dionigi, ma questi si lascia ipnotizzare da Benussi e il suo debole piatto destro è facile preda del portiere ospite. Rivediamo la parata di Benussi che blocca. A questo punto il Napoli si spegne ulteriormente e il finale di tempo regala solo questo destro alto ancora di Biancolino prima che Cassarà mandi le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa finalmente scende in campo un altro Napoli. La squadra di Simoni si impossessa progressivamente della metà campo veneta, ma al di là di qualche infruttuosa mischia, come questo tentativo in spaccata di Carrera sulla punizione battuta da Zanini e deviata da Bernini, il portiere ospite non corre grandi pericoli. Ci vuole questo sinistro di Vidigal per dare l'illusione del pareggio ai tifosi napoletani. E come vediamo però la palla si perde alla sinistra della porta difesa da Benussi. Il pareggio napoletano però è solo rimandato, è il nono minuto della ripresa quando su un calcio d'angolo di Zanini Dionigi svetta in aria e come vediamo devia perfettamente alla destra del portiere del Venezia che non ha chance e si deve inchinare. Più tardi il portiere è ancora fermo sulla bella iniziativa di Zanini che salta un paio di avversari e lascia partire un destro che si stampa sulla parte superiore della traversa. Le iniziative degli azzurri peraltro sono isolate, come lo sono le risposte del Venezia. In questo caso è bravissimo Biancolino a liberarsi della difesa napoletana, ma sull'assist di Poggi non riesce a incrociare il suo tiro e la palla si perde al lato. Una partita con pochissime emozioni si chiude quindi sull'1-1, risultato tutto sommato giusto.